Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita Rapi 10 più 0, 2304, abbiamo i bianchi, abbiamo un avversario dal rating di 2159, io qui sarei quasi tentato di giocare Torre G1, la giochiamo dopo, al momento cavallo C3. Paventando una 4 cavalli, questo alfiere in maniera classica, che più classica non si può, si sviluppa in B5 prima e in A4 dopo. Uno schema diverso dal solito per il buon Lucky. E adesso non so. Se il nostro avversario ha intenzione di procedere con C6 D5, sicuramente si sta preoccupando di cosa fare del pedone in E5. Urca. Allora, non ci lasciamo prendere dal panico. Alfiere D6 è una mossa che sembra molto antiposizionale. In realtà è più bella di quello che sembra. E qui alfiere G5, andiamo ad inchiodare il cavallo in F6. Qui cavallo per D4 sarebbe un errore per via di E per D4, cavallo E2, donna A4 scacco, però avremmo C3, però con C3 non lo so, non mi convince. Preferisco. Solo che mi dispiace quasi, non. E la so che me ne pentirò, però arrocchiamo. È la mossa più normale in questa posizione. Volevo giocare qualcosa di più frizzantino, però va ben così. Ora, cavallo per D4 e per D4 e di colpo il bianco rimarrebbe con due pezzi attaccati, quindi alfiere B3. Mi aspettavo sinceramente un cavallo per B3. Andata. Adesso questo alfiere è bellissimo, però forse riusciamo comunque sia a tenere botta, come si dice. Ad esempio con, beh, abbiamo sia alfiere F4 che anche cavallo F4, però cavallo F4 H6, dovremmo cedere l'alfiere in F6 per salvare il pezzo, mi piace poco. E invece con alfiere F4 c'è più feeling con questa mossa. Si va a contrastare l'alfiere in C7 che picchia in H2 e in caso di alfiere per F4 abbiamo cavallo per F4 che minaccia il salto in D5 e su cavallo per D5 alfiere D5 e la partita si fa interessante. Ma io qui giocherei addirittura, sono indeciso tra donna B2 che aumenta la difesa dell'alfiere F4, C3 pure interessante o anche A4. Sono tutte mosse interessanti. Devo ammettere. Per quale andremo
optare in questa posizione. Andata a 4. Andata, andata. Sono curioso di vedere se il nero giocherà a 6 subito. Spalanchiamo la strada e qui obblighiamo il nero a riprendere di alfiere B7 in A8 perché altrimenti andrebbe in sofferenza l'alfiere in C7 che adesso. Questa non dispiace affatto, donna 1. Si minaccia donna 7 con attacco all'alfiere in C7. Ora qui dobbiamo fare qualcosa. Questo qualcosa è cambiare in D5. Adesso qui andiamo a cambiare. E qui adesso bisogna fare attenzione alla pressione su G2 a sorpresa. E qui donna 2 aumenterebbe la pressione sul cavallo, però non ci siamo mica. Stiamo inguaiati. Va bene? Ah no, va bene. Bisogna fare pure attenzione a cavallo F4. Che posizione? Su F3 si crea una voragine in E3. Alla luce di tutto ciò, visto che siamo persone pragmatiche, giochiamo questa variante. Brutta, però evitiamo che un cavallo nero si installi in E3. E poi questo cavallo cercheremo di farlo giocare da E4, casa da cui controlla C5, D6, F6 e G5. È vero che da E4 può essere attaccato da F5, però quantomeno il nero comincerebbe a sbilanciarsi. Intanto cavallo G3 va benissimo e oltre che E4 c'è anche il salto in F5 e in H5. Salti che potrebbero essere molesti per il nostro avversario. Qui il nero devo dire che se l'è cavata egregiamente, nonostante sembrasse in svantaggio, probabilmente una valutazione non corretta del nostro Lucky, arriva F5. Puntuale, però F5 impresa. Probabilmente il nostro avversario punta alla casa E2. Però su E2 abbiamo torre F2. Ma a me quell'F5 saprà anche di pedone avvelenato, però. Lo mangiamo lo stesso, ben volentieri. Posizione ristretta per il buon Lucky. Cavallo G3 mi sembra forzata, si tengono d'occhio le importanti case E4 ed E2. Qui adesso c'è un salto in E4 che farebbe da tappo alla torre nemica. Con molto piacere. In maniera molto prosaica, il nostro avversario attacca il pedone in C2. Possiamo difenderlo, ad esempio, con donna C1 o donna D1. Io preferisco, sinceramente, in C1. Andiamo su casa scura che è di colore opposto a quello dell'alfiere rimasto al nero. E inoltre la donna in questo caso non ha la possibilità di ritirarsi sulla diagonale C1 H6, ma deve andare in B4. Ora in B4 va benone.
Abbiamo cavallo E4, si impedisce alla torre di entrare in gioco in E2. Sostiene anche la spinta in C3 in alcune varianti il nostro cavallo. Il nero si lancia all'attacco. Però adesso qui abbiamo mosse interessanti come donna G5. E se che minaccia cavallo F6 con doppio. È vero che il nero può cambiare in E4. Può cambiare in E4. Qui abbiamo 3 minuti circa. Abbiamo anche cavallo F6. No, perché G per F6 controlla G5. L'idea era quella di entrare con la donna. Peccato, era una buona idea. Giusta l'idea, sbagliata l'esecuzione. Beh, allora tanto vale che giochiamo torre 1 e minacciamo cavallo F6. Con l'idea di attaccare anche, non la vede, non la vede, fantastico. Qui proprio i trucchi del mestierante. Qui abbiamo una splendida cavallo F6, scacco doppio, o meglio, attacco doppio a re e torre, entra in gioco con effetti devastanti la torre in E1. Il nero, grazie allo scacco, non ha il tempo di rifarsi sulla nostra torre in E1. Il nostro avversario ci richiede il bis e noi ben volentieri glielo diamo. E qui è da tanto che non giochiamo la difesa Pierce e quindi questa sera combo. Be bella, 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 mi è piaciuta. Devo dire che mi è piaciuta. E qui il nero è già in vantaggio di tempo, senza colpo ferire, 20 secondi, così, tanto, tanto per cominciare. Mi sembra eccessivo il tempo. Adesso qui ci può essere l'attacco. Alfiere D3. Con alfiere D3 devo dire che abbiamo un buono score. Principalmente l'alfiere D3 fa da tappo alla donna D1 che non difende più, seppur momentaneamente, il pedone in D4. E qui gioca roccioso il nostro avversario. Mi aspetto un alfiere E3, donna D2, arrocco lungo. E qui la miglior difesa è il counterplay, e quindi C5. Mi sembra di giocare come un paio, se non due, centinaia di partite fa, in cui la Pierce furoreggiava ogni sera e poi a poco ha lasciato lo spazio alla difesa San Giorgio. Allentiamo la tensione in D4 e poi l'alfiere in E6. Svolge un ottimo ruolo di attaccante nel caso di arrocco sul lato di donna del nostro avversario. A6 si minaccia l'espansione sul lato di donna a costo di cedere il nostro fortissimo alfiere in G7, che mi aspetta un H4 e su H4 ben volentieri andiamo avanti. Con H5. Invece, sviluppiamo la donna in B6, si impedisce l'arrocco del nero, del bianco, sul lato di re, e qui alfiere C4, che tra l'altro la manovra alfiere 6, alfiere C4, io me la ricordo in alcune varianti della difesa siciliana.
qui andiamo a frenare in qualche modo l'iniziativa del nostro avversario lungo la colonna H e poi dobbiamo in qualche modo giocare lungo la colonna semiaperta C, forse però in C8 è meglio la torre di donna. Intanto il nostro avversario cambia in C4, inchioda il cavallo. Al nostro re, e qui però E5 ci sta. Si attacca il cavallo in F4, anche E5, questo setup è tipico di alcune linee della siciliana. Il pedone in E5 attacca il cavallo in F4, tiene d'occhio la casa D4, il pedone in C4 al momento in presa, però riusciamo a difenderlo abbastanza facilmente. Pedone C4 che toglie la casa D3 al cavallo in F4 che ha attaccato e quindi questo cavallo mi aspetto che vado in H3 o in E2. Alla fine ha preferito in E2. Va bene. A me piace questa mossa qui. Torre A8, andiamo a difendere il pedone C4 e possiamo utilizzare la torre di re, ad esempio, per difendere il pedone in E5, il quale potrebbe non contare più sulla difesa del pedone D6 perché questo pedone prima o poi è destinato ad andare in D5. Il problema è che adesso sarebbe in presa. Ok, però abbiamo anche un donna D4 che potrebbe essere fastidiosa. In realtà, dopo il cambio in D4, torre D1 sarebbe difficile da gestire per il buon Lucky. Quindi, torre F in E8, difesa preventiva del pedone in E5 e adesso D5. E D5 sounds good. Anche perché in caso di E per D5, cavallo per D5 e si attacca la donna in C3. Adesso qui vediamo quanto sia utile avere una torre in E8. Non soltanto perché si difende in E5, ma si sostiene anche la sua avanzata in E4, che non è poco. E adesso sto analizzando il tatticismo E4. Se donna per cavallo D5, abbiamo E per F3 scacco. La donna controlla queste importanti case. Forse E4 funziona. Inoltre, C3 è controllata dal cavallo e D4 dalla donna. Il problema è che il bianco può giocare arrocco lungo. Però su arrocco lungo abbiamo E per F3. Ah no, non l'abbiamo più E per F3. Su E4, arrocco lungo, e che giochiamo? E se invece cambiassimo totalmente piano? E scegliessimo donna B2 e qui abbiamo un Lucky Master pragmatico. Eccolo qua. Il problema è che con la donna in D5 E4, donna D5 per F3 scacco,
Adesso a parte che c'era F2, però la donna da D5 teneva d'occhio G2, quindi i nostri sogni di gloria svaniscono. Però ne abbiamo altri, tipo cavallo C3. Questo cavallo attacca la torre nemica, è difeso dalla donna B2, preme anche sul pedone in A2 e sgombera la strada ad una torre nera. Compressione con attacco diretto alla donna bianca. Poi là, fermi, 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 qui guadagniamo materiale. E non può, e che materiale? Guadagniamo una qualità in posizione aperta che vale veramente oro. Ora qui potremmo catturare il pedone in A2. Però anche torre C in D8 ha il suo fascino. Andata. La torre in D8 è decisamente più attiva e attacca direttamente la donna bianca. Si continua a mantenere pressione sui pedoni bianchi del lato di donna. C2 a 2. Abbiamo anche un donna B4 in alcune varianti che preme sul cavallo in E3 e il pedone in H4. Io qui direi che con un pedone in più, le torri centralizzate, poi là il nostro avversario ci chiede il tris e via di tris. E questa volta pedone D3 che ricorda la nostra cara e vecchia mise. Qui ormai siamo lanciatissimi. Abbiamo sfondato il muro dei 2310. Stasera il buon Lucky è in forma. Doppio fianchetto. Pressione su E5. A breve arriva il cavallo B in D2 che tiene d'occhio E4 e C4. Ora qui potremmo anche cambiare, ma non mi sembra nello spirito. Il problema è che ci potrebbe essere anche E3. Andata. Stati prematuri? Cavallo G5, cavallo G5, attacco triplo su E4. Perché il problema di cavallo D4 è cavallo D4, alfiere D4, alfiere per G3. Però abbiamo alfiere per H6, alfiere per F6. Funziona. Allora, cavallo D4, alfiere D4, alfiere G3, alfiere F6. Secondo me funziona. Andata cavallo D4. Premiamo anche. Ok, il nostro avversario punta alla valorizzazione della torre in E8, comprensibile. Si attacca il cavallo in D2, si attacca anche F2, qui però abbiamo un seguito che può essere interessante. Il cavallo attacca la donna in D8. Dopodiché abbiamo anche alfiere per F6 che attacca la donna in D8. E adesso qui il nero deve scegliere se catturare subito in F6 o se avere l'intermedia e per F2. Ok, ora qui noi abbiamo la possibilità di giocare o cavallo E4 attaccando alfiere D6 e donna F6, oppure però su cavallo E4 e per F2
per il cavallo. Ah no, ci sarebbe torre per E4, alfiere per E4 e con la torre in F2 alfiere C5. Io in questa posizione catturo in E3. Attacco la donna in F6, questo pedone non gode di ottima salute, però tutto fa. Potrebbe essere anche lui utile alla causa. Il nero si ritrova con la coppia degli alfieri. Ci sono evidenti debolezze del bianco a livello pedonale sulla colonna E, e invece sul lato di donna per il nero tre pedoni deboli. Questo alfiere è una forza, attacca il pedone C6 e a raggi X la torre in A8. Tra l'altro, il nero deve trovare il modo, dopo alfiere C6, di parare l'attacco ad entrambe le torri. Altra partita decisamente complessa. Qui il nostro avversario gioca donna C3, con l'idea, giustamente, di difendere il pedone C6 e allo stesso tempo di attaccare anche il pedone in E3 con scacco per giunta. Qui abbiamo un cavallo C4 che è veramente interessante, tant'è che sono tentato di giocarla. Qual è l'idea di cavallo C4? Intanto si fa da tappo alla donna C3 che al momento non difende più il pedone in C6. E poi si attacca anche l'alfiere in D6 due volte e adesso prende forza la minaccia alfiere per C6 con attacco doppio alle due torri. Come se tutto ciò non bastasse, abbiamo anche in alcune varianti donna D3. Donna D3 è interessante. Come potrebbe pararsi il nostro avversario? Ma soprattutto, se giocassimo alfiere per C6, come se la caverebbe il nostro avversario? Alfiere C6, alfiere per E3 scacco, 6 cavallo per E3 donna per C6, però alfiere C6, alfiere per E3, re H8 e poi interessante, interessante, andata. Guadagniamo un pedone, attacchiamo le due torri del nostro avversario. E adesso si minacciano, oltre che le due torri, nuovamente una mossa come donna D3, ma addirittura donna D5, attaccando l'alfiere e anche il pedone F7, su cui picchia anche la torre F1. Posizione davvero complessa da un punto di vista del materiale. Il bianco si ritrova con due pedoni in più. Deboli sono i pedoni bianchi sulla E, deboli i pedoni A7 e C7. Quello che conta è che però al momento il nero si ritrova con questo attacco. Ha del contrattacco sul pedone in C3 su cui puntano tre dei suoi pezzi. Ci può essere anche un certo controgioco, ad esempio, con alfiere H3 che attaccherebbe la torre in F1 e collegherebbe anche le torri nere tra loro. E obiettivamente penso che sia il seguito più ragionevole.
Su alfiere H3, alfiere G2 però non mi piace. Non so se sarebbe di più da valutare torre F3. Partita complicata. Cominciamoci a studiare la replica contro alfiere H3. Secondo me, beh, anche torre F4, però torre F4 dopo le catture in E3 non mi piace. Preferisco torre F3 e su alfiere G4 lasciare la torre lì dov'è e giocare alfiere per A8 e su alfiere per F3, alfiere per F3. Sì. Su alfiere H3, torre F3 mi sembra the best solution. Quali sono le alternative? Alfiere per E3, scacco. Re G2. Ore H1, però preferisco in G2, mi piace di più. In G2 in qualche modo si tengono d'occhio anche le case. F1, F2, F3, G3, H3 e H2. Invece da H1 si è meno attivi. E visto che il re è un pezzo, tanto vale farlo ballare. Qui vediamo come il nero abbia una situazione veramente difficile, perché si ritrova in svantaggio di due pedoni e si ritrova anche con le due torri attaccate. Il suo controgioco principale è legato a sicuramente l'attacco su E3 e poi l'ingresso dell'alfiere Campochiaro, ad esempio attraverso H3, ma da valutare anche in alcune varianti G4. Perché no? Eccola lì, è arrivata puntuale. Qui forse l'idea è torre per G3. Il problema è che. Ah no, fermi tutti. Qui si minaccia la scoperta. Annaggia, l'ha trovata. Si minaccia la scoperta. E anche donna di 8, torre 8 con scoperta. Hai capito il nostro avversario? E qui come ci difendiamo? Qui viene da considerare una mossa come re G2 o addirittura re H1. E forse adesso qui è preferibile re H1. Che posizione! Gran bella giocata per il nostro avversario che va a sfruttare la forza dell'alfiere C5. Torre G3, re H1, torre G3. Che la migliore sia re G2. Posizione. Però lì ad aprire le colonne, ma andata. Re H1, vediamo se il nero si lancia con un sacrificio di pezzo in G3 e se soprattutto siamo in grado di tenere, però avendo l'alfiere che può rientrare, la torre che si può alzare, anche la donna, con la torre in A8 fuori gioco, c'è anche da dire che i due alfieri con la donna e il nostro re totalmente scoperto non gode di ottima salute. D'altronde, qualcosa dobbiamo giocarla.
Intanto le nostre minacce sono sulla torre in A8, sullo scacco in D8. E boh. Ah no, ecco. E anche sulla torre in E3, che adesso, come dire, ha allontanato il re dalla zona calda. Adesso anche questa è sotto attacco. Quindi 1, 2 e 3. Eccoli là. Gli obiettivi sensibili del nostro avversario. E parare tre minacce in una non è facile. Tra l'altro, su torre G3 c'è anche donna D8 scacco, alfiere F8. E poi alfiere per A8. Però adesso in questa variante abbiamo la donna che inchioda l'alfiere F8. E quindi di fatto il nero giocherebbe senza poter contare sulla forza dell'alfiere di re. 3 minuti e 33 per il buon Lucky, 2 minuti e 17 per il nostro avversario. Solo un pedone di vantaggio per il buon Lucky, ma la posizione è talmente complessa che è tutto possibile. Si prevedono sbilanciamenti di materiale non da poco, tutt'altro. E qui, ok, il nostro avversario ha optato per lo sviluppo dell'alfiere in G4. Con idea di attaccare in E2. Però, catturiamo la torre secca in A8, manteniamo la minaccia sulla torre in E3. E adesso non ci sono più i famosi scacchi di scoperta di prima. Quindi, tra l'altro abbiamo anche donna D3 che pure potrebbe essere fastidiosa. Però diamo prima lo scacco in D8 e costringiamo il nostro avversario a ritornare indietro. Alfiere 3 può funzionare? No, perché c'è anche la donna che tiene d'occhio F3. E allora donna D3. Donna D3 è molto naturale come mossa. Si propone il cambio delle donne, cosa che farebbe il gioco del bianco, visto che ha appena guadagnato una torre secca in più. Si preme sulla torre in E2 e si tiene d'occhio anche E4 e D5 e anche F3 che non si sa mai. Se il nero guadagna un pedone, in ogni caso che la ripresa avvenga di torre o di donna, segue il cambio delle donne sicuramente e quindi il finale dovrebbe essere tecnicamente vinto. Se il nostro avversario non ci dà matto prima, ce la dovremmo fare. E adesso però l'abbiamo, alfiere F3. Alfiere F3, bella, si attacca benissimo. Andiamo ad attaccare. Un minuto e 50 contro 54 secondi. Abbiamo una torre in più, abbiamo pure pressione su F7. Sembra che siamo riusciti ad evitare il peggio. Proprio in questo tipo di posizioni bisogna fare attenzione. A me in questa posizione non dispiace affatto torre F2. L'idea è sgomberare la strada, in particolare la casa F1, alla torre di donna che entra finalmente in gioco con effetti pesantissimi. Donna D5, inchiodiamo la torre.
Benissimo. Torniamo indietro. E qui adesso giochiamo bullet con una torre in più e anche un po' più di tempo. Qui adesso è facile, bisogna piazzare praticamente tutti i nostri pezzi sulle case chiare per togliere forza all'alfiere di re del nostro avversario. Anche i pedoni, tutto su casa chiara. Donna E4, si propone il cambio delle donne. La donna tiene anche doppio H7, è 1 minuto e 7 contro 17 secondi. Direi che ormai è solo questione di tempo. Che partite! Che partite! E qui il nostro avversario abbandona con un secondo e 4 sull'orologio in una posizione obiettivamente persa. Abbandona anche il campo di battaglia stasera, non una, non due, ma tre partite tre. Spero che vi siano piaciute tutte e tre. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere, alla prossima. Tanti saluti dal buon Lucky. Ciao, fantastico.